Renzo, quando vide la capanna, si fermò, si voltò indietro e disse con voce tremante: qui entrano. Eccoli, grida la donna del lettuccio. Lucia si volta, s'alza precipitosamente, va incontro al vecchio gridando: Oh, chi vedo? Oh, padre Cristoforo! Ebbene, Lucia, da quante angustie va liberata il Signore. Dovete essere ben contenta di aver sempre sperato in Lui. Figliola, dunque, cos'è codesto voto che mi ha detto Renzo? È un voto che ho fatto alla Madonna, in una gran tribolazione, di non maritarmi. Poverina, ma avete pensato allora che eravate legata da una promessa? Trattandosi del Signore, della Madonna, non ci ho pensato. Il Signore, figliola, gradisce i sacrifici, le offerte, quando le facciamo del nostro. È il cuore che vuole, è la volontà, ma voi non potevate offrirgli la volontà ad un altro al quale vi eravate già obbligata. Ho fatto male. Ma no, poverina, non pensate a questo. Io credo anzi che la Vergine Santa avrà gradita l'intenzione del vostro cuore afflitto e l'avrà offerto a Dio per voi. Ma ditemi, non vi siete mai consigliata con nessuno di questa cosa? Ma io non pensavo che fosse male da dovermene confessare, e quel poco bene che si può fare si sa che non bisogna raccontarlo. Non avete nessun altro motivo che vi trattenga dal mantenere la promessa che avete fatto a Renzo? Il frate chiamò con un cenno il giovine, il quale se ne stava nel cantuccio più lontano, guardando, già che non poteva far altro, fisso fisso al dialogo in cui erano tanto impegnati. E quando quello fu lì, disse a voce più alta a Lucia: Con l'autorità che ho della Chiesa, vi dichiaro sciolta dal voto di verginità, annullando ciò che ci poteva essere d'inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione che poteste averne contratta.